E allora, signori e signori, buonasera, videoascoltatori, videospettatori del Subito Clubber e altri Poetania. Stiamo trasmettendo dallo stadio Silvio Piola di Vercelli la partita Pro Vercelli-Avellino, valida per la terza giornata del campionato di Serie B, targato Subito Club Real Tripolitania. La Pro Vercelli ha come allenatore Sergio Giorno e gioca con in porta Nobile, in difesa Legati, Bergamelli, Mammarella che è il capitano e Germano, Ghiglione, Vives e Castiglia con Bifulco a centrocampo, Firenze e Morra in attacco. Risponde l'Avellino di Luca, mister Luca Paragano, e con Lezzerini in porta, Cresic, Marchizza, Falasco in difesa, difesa a tre quindi, Molina, Moretti, Di Tacchio, il capitan D'Angelo a centrocampo e in attacco Castaldo, Ardemagni e Idrissa Camarà. La partita sta iniziando, l'arbitro della serata è Graziano Mulargia. È tutto pronto per l'avvio della gara. Siete pronti? Senti, facciamo la mossa. Ed è partita. L'Avellino sbaglia la mossa e è la Pro Vercelli che prende la palla con Bifulco. Ancora Bifulco avanza e arriva al suo terzo tocco. E qui è un fallo dell'Avellino, perché il terzo tocco della Pro Vercelli comunque era il possesso palla, apparteneva sempre alla Pro Vercelli. Quindi c'è stato un fallo da parte di Moretti dell'Avellino e abbiamo le mosse adesso. E lì l'attaccante, certamente il difensore dell'Avellino è un po' troppo vicino e quindi l'arbitro dovrà prevedere alla distanza, che sono, ricordiamo, 4 palmi, 9 centimetri, benissimo. Tutto pronto per questo calcio d'angolo, calcio di punizione ad opera della Pro Vercelli che va subito in attacco. Attenzione, e c'è la possibilità del tiro da parte della Pro Vercelli che sbaglia questa volta liscio di Firenze. Rientra dal fuorigioco sempre Firenze. Una mossa difensiva da parte dell'Avellino. Morra. Punizione per l'Avellino, che adesso può disporre a 2 mosse in attacco l'Avellino, mentre l'arbitro può ovviamente a disposizione la mossa dell'arbitro. L'arbitro può prendere con la mano la miniatura che raffigura l'arbitro e metterla dove gli pare. L'unico che è addetto alla miniatura dell'arbitro è ovviamente l'arbitro stesso. Ecco l'Avellino che provvede al calcio di punizione con il numero 3 Marchizza, prende va in avanti con il numero 10 Castaldo. È Castaldo che si porta però certamente in un'area poco affollata da parte del secondo tocco. Questo è il secondo. È il terzo tocco. È il terzo tocco. Adesso la palla è della Pro Vercelli. Prende, è il difensore della Pro Vercelli che e va palla in attacco. Però certamente sarà molto difficile per punizione. Attenzione, c'è una punizione diretta perché il numero 19 dell'Avellino, il numero 13 Falasco, il 13 Falasco ha commesso questo fallo di ingenuità, un fallo di ingenuo. Ma che è?
barriera, quindi c'è un calcio di punizione diretto. Adesso vediamo, chiedo alla regia di sapere chi è che ha detto la battuta. Il numero 5 Vives. E ci sono anche degli spostamenti, certo, spostamenti, calcio di punizione diretto. Ovviamente l'Avellino può avere fino a 4 in barriera se vuole. Devo mettere anche altri due, a piacimento, fino a 4 può mettere la barriera, fino a 4. Rinuncio alla barriera a 4, quindi c'è un, attenzione a questo calcio di punizione diretto da parte di Vives della Pro Vercelli, che è occasionissima per la Pro Vercelli. E niente, e la palla passa all'Avellino. No, non puoi spazzarlo, ma puoi spazzarlo con il portierino, perché comunque la palla è dell'Avellino. Sì, 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 perfetto. E spazza il portierino adesso. E l'Avellino, diciamo che sempre dell'Avellino. No, niente. Vediamo adesso il numero 16 della Pro Vercelli, che riesce a impadronirsi intelligentemente della palla. Ma che è Paolo? È fino a tanto non c'è più. Vai, vai. Sì. Attenzione, perché c'è... È fuori di poco, fuori di poco. Prima azione della Pro Vercelli. Va fuori di poco. Quanto c'era fuori gioco, però? No, allora... Quando i giocatori stanno dentro non sono in fuorigioco. Che facciamo? Giochiamo? Nel gioco del calcio reale, quando un giocatore si trova dentro la porta, è come se fosse un fuorigioco. Non è un fuorigioco, non è ritenuto un fuorigioco. Siamo intanto arrivati al sesto minuto di questo incontro e ancora siamo sullo 0-0. È il portiere della Pro Vercelli, Lezzerini, che rinvia e però manda direttamente in fallo laterale, quindi rimessa laterale ad opera della Pro Vercelli. Mossa della Pro Vercelli in attacco e mossa difensiva da parte dell'Avellino. Vediamo lo sviluppo di questa rimessa laterale. Ricordiamoci che il giocatore deve essere rimesso sulla linea. Pro Vercelli sempre in liscio della Pro Vercelli, prende la palla l'Avellino, perché prima prende la palla e poi il giocatore avversario, quindi non è fallo. Benissimo l'Avellino e va in attacco l'Avellino, si affaccia per la prima volta nella metà campo avversaria, la squadra irpina, che denota un miglioramento rispetto alle prime volte. Ricordiamo che in classifica l'Avellino è ultimo a 0 punti, ma nell'ultima partita giocata contro la Salernitana comunque aveva ben figurato, quindi ha margini di miglioramento eccellenti. Evidentemente prende la palla l'Avellino, però quasi la passa, siamo sempre sullo 0-0. Sempre presa, vedi va in area, attenzione che si pone, e qui c'è un fallo ad opera, punizione per l'Avellino, una punizione per l'Avellino, perché il giocatore Bergamelli ha speso intelligentemente una punizione, perché ha fermato il giocatore mentre si stava avvicinando. Sta bene, c'è il giocatore per terra con i piedi. Valentino ha tirato e gli è andato addosso. Punizione. Nulla. No. Nulla, regolare. Punizione dell'Avellino, e va troppo,
e Sciupa, il numero 4 dell'Avellino. Moretti sciupa questa occasione perché troppo la palla viscida scivola sul campo di gioco e va campo pesante di, ricordiamo, il Silvio Piola di Vercelli. Mentre siamo giunti al decimo minuto, sempre 0-0, è Nobile, portiere della Pro Vercelli, che adesso effettua questo rinvio, la palla supera la metà campo, ecco che la palla va in area di tiro, attenzione, può tirare la Pro Vercelli, occasione per la Pro Vercelli, parata da parte dell'Avellino. Poi a fine azione l'arbitro dovrà ammonire il portiere dell'Avellino perché ha effettuato la rimessa con il portiere e portierino ancora in campo. Quindi ammonizione per Lezzerini dell'Avellino. Presa. E rimedia l'Avellino. È un'ottima difesa da parte dell'Avellino. Adesso scivola il numero 3. Prende la palla adesso. Siamo giunti al dodicesimo del primo tempo, ancora 0-0, vediamo un attimo, prende la palla la Pro Vercelli. Va in area di, attenzione, in area di tiro, parata, palo da parte, palo. E fuori, quindi c'è stato un palo da parte del giocatore della Pro Vercelli, da parte del 3 di Capitan Mammarella ha colpito il palo. L'Avellino deve essere molto attento con il suo portiere perché alla seconda sarebbe espulso, quindi attenzione. Avellino che riprende, siamo intanto giunti al tredicesimo minuto del primo tempo, prende l'Avellino, va avanti, peccato, un giro in contrario, ma comunque quello che vediamo è un Avellino che non, attenzione questo qui, lui non può fare che deve essere un turno fermo perché ha sbattuto contro le porte, quindi è dell'Avellino, ma vediamo un attimo se riesce a... Sì, e ci riesce. Rimessa laterale per l'Avellino. Riesce. Mossa per l'Avellino e mossa per la Pro Vercelli. Vediamo che la cura Paragano sta facendo effetto sui giocatori dell'Avellino. Vediamo questa rimessa laterale. Presa, attenzione perché potrebbe anche tirare. Ed è un'occasione che comunque va vicino al gol, anche se bisogna dire che il portiere Nobile aveva assolutamente coperto tutto lo specchio della porta. Quindi più che altro è stato un tiro velleitario da parte degli Irpini, ma comunque è la prima volta che si affaccia nell'area di tiro della Pro Vercelli. La rimessa di Nobile che prende però un giocatore dell'Avellino, quindi il numero 4 Moretti sbaglia però Idrissa Camarà e quindi è la Pro Vercelli che può ripartire. Benissimo, prende la palla, ecco che avanza. Buone tramite gioco da parte della Pro Vercelli,
che però è ancora bloccato da questo Avellino. Bene, benissimo, può tirare. Può anche troppo, però, sì, può tirare, sì, perché questo è il secondo tiro, può anche tirare. Ed è ancora della Provercelli, quello ormai non può tirare perché è il terzo tiro, terzo tocco che ha fatto, quindi è esaurito per il momento i tocchi, vediamo se riesce a prendere e almeno andare in calcio d'angolo. Presa. E può, a questo punto può tirare con vediamo che succede. Niente, si impenna il giocatore e può a questo punto rinviare il gioco dell'Avellino. Sì, sì. Punizione, calcio di punizione per l'Avellino, perché in questo caso Morra, che è il centravanti, ha colpito di mano ufficialmente quando un giocatore per il nostro regolamento cade per terra. È come se simulasse di aver preso la palla di mano nel gioco del calcio vero. Quindi è la palla però troppo veloce, va fuori. Chiedo alla regia quanto manca. 19 secondi. Non so, mi chiedo al coordinamento se l'arbitro mi dicono che non ci sarà recupero e quindi tra pochi secondi finirà questo primo tempo tra Provercelli e Avellino. Vediamo il portiere Nobile. E finisce. Fine di questo primo tempo. 0-0 al Piola tra Provercelli e Avellino. Arrivederci alla seconda frazione di gioco. Sempre con il Subbuteo Club Real Tripolitania.